Allora, buonasera, iniziamo questo ottavo incontro e penultimo incontro del nostro corso di filosofia, contro storia della filosofia, e in particolare nell'incontro di oggi parleremo di cristianesimo e filosofia. Diciamo che per difendersi dalle critiche che riceveva la religione cristiana, e garantire allo stesso tempo l'unità dottrinaria, il cristianesimo ha sentito l'esigenza di chiarire i suoi presupposti teorici. E a questo scopo il cristianesimo si è presentato, e questo appunto è interessante, come il compimento e la verità della filosofia greca, della filosofia antica, della filosofia classica. Diciamo che per fondare filosoficamente il cristianesimo ci si è serviti essenzialmente quindi di concetti desunti dalla filosofia greca, dalla filosofia ellenistica, in primo luogo dalla corrente dominante in questo periodo storico che era appunto, come sappiamo, lo stoicismo. Diciamo che questa elaborazione dottrinale del cristianesimo è nota, è passata alla storia come patristica, ossia come opera di quelli che sono considerati i padri della Chiesa. Per i latini questa fase della patristica si chiude con la morte di Beda il Venerabile nel 735, mentre per la Chiesa greco-ortodossa nel 754. Diciamo che si suole distinguere tre periodi fondamentali della patristica. Il primo, che va fino al 200 ed è rivolto alla difesa della propria interpretazione del cristianesimo contro i pagani e soprattutto contro gli gnostici. Poi c'è un secondo periodo, che è quello forse che ci interessa di più, che è quello che va dal 200 al 450, e che è dedicato appunto alla formulazione dottrinale delle credenze cristiane. Infine abbiamo il terzo, che è quello meno interessante, che va dal 450 al 735 ed è caratterizzato dalla rielaborazione e dalla sistemazione di dottrine che erano state formulate nei periodi precedenti, quindi lo possiamo anche trascurare. Diciamo che i padri del primo secolo sono i cosiddetti padri della Chiesa, naturalmente, sono principalmente autori di lettere alle diverse comunità cristiane che spiegano, che chiariscono singoli punti del cristianesimo, che era una religione, diciamo, ancora in fieri, e che regolano questioni di ordine religioso. Solo in seguito, con i padri del secondo secolo, i cosiddetti apologisti, inizia invece una rielaborazione filosofica del cristianesimo, che appunto ci interessa più da vicino. E questo in particolare perché il cristianesimo era, per così dire, preso in giro per la sua rozzezza dagli intellettuali pagani, e in particolare poi dai filosofi, presso i quali non aveva ancora avuto nessuna capacità di penetrazione. E quindi diciamo che questi padri apologisti invece hanno cercato di dare un fondamento filosofico al cristianesimo, in questo modo anche di penetrare appunto tra questi ceti intellettuali che fino a quel momento, appunto, essendo il cristianesimo nato come religione, diciamo, dei subalterni avevano essenzialmente snobbato questa concezione religiosa. Diciamo che il più grande dei padri apologisti, considerato il fondatore della patristica, è Giustino, il quale appunto già per la sua biografia si differenzia dai precedenti in quanto ha a lungo studiato la filosofia greca prima di diventare appunto, prima di convertirsi al cristianesimo. E proprio per questo è il primo sostanzialmente
che presenta il cristianesimo come la vera filosofia, come diciamo un compimento della filosofia antica. Quindi diciamo che per Giustino il cristianesimo è il risultato definitivo a cui deve giungere la ragione nella sua ricerca della verità. Quindi la ragione, ovvero il logos, che viene reinterpretato come il verbo divino, del quale partecipa appunto tutto il genere umano, si è rivelato, diciamo, compiutamente con il cristianesimo. Tuttavia, se da questo punto di vista c'è una chiusura dottrinale e dogmatica ad una ulteriore elaborazione, tuttavia questa concezione permette di recuperare quantomeno, diciamo, alcuni aspetti importanti del pensiero filosofico precedente. Infatti, dal punto di vista di Giustino, anche i grandi uomini razionali, anche i grandi intellettuali, filosofi, eccetera, vissuti prima di Cristo, che quindi non hanno potuto conoscere, diciamo, questo compimento della verità, debbono comunque venire considerati non come appunto degli autori pagani da eliminare, ma piuttosto come degli anticipatori del cristianesimo. Anche se la loro razionalità non era ancora compiuta e questo compimento appunto si avrebbe soltanto con il cristianesimo. Dobbiamo poi parlare di una corrente che all'inizio è interna al cristianesimo, che poi viene diciamo considerata ereticale. Ed è la corrente dello gnosticismo. Infatti, i gnostici erano detti, e questo ci interessa abbastanza, erano detti quei gruppi di cristiani, generalmente appunto intellettuali, che davano molta importanza alla conoscenza, in greco appunto gnosis. E consideravano la conoscenza come la via eminente, la via fondamentale per la salvezza, e quindi diciamo che reinterpretavano il cristianesimo in una chiave essenzialmente filosofica. Dunque, nella loro concezione, gli aspetti filosofici tendono a prevalere su quelli religiosi, proprio perché appunto la salvezza si raggiunge attraverso appunto la conoscenza. Diciamo che gli gnostici, dal punto di vista filosofico, seguono, diciamo, la corrente dominante in questo periodo, la corrente, diciamo, platonico-neoplatonica, e quindi riprendono essenzialmente l'impostazione dualistica di questa corrente, presente in parte già in Platone, e oppongono al principio divino dello spirito la materia, cioè appunto questa contrapposizione. Diciamo che all'interno dell'essere umano questi due principi confliggono, e per cui diciamo c'è una lacerazione, una scissione all'interno dell'essere umano, perché appunto l'anima è interpretata come l'elemento divino dell'uomo, è lo spirito, ed è quindi il Dio che si è incarnato nell'uomo, mentre invece il corpo, l'aspetto materiale, è visto come la prigione dell'anima, secondo appunto questa concezione, diciamo, di derivazione platonica. E quindi diciamo che per gli gnostici la fede nella rivelazione è una scelta propedeutica alla conoscenza intellettiva, che poi invece assume un ruolo è una funzione, diciamo, decisiva, perché è la sola che può elevare l'uomo all'unione salvifica con Dio. E quindi diciamo che diventa centrale la conoscenza e la filosofia. Proprio per questo diciamo che questa corrente verrà, diciamo, combattuta come eretica,
dagli altri padri della Chiesa, proprio perché metteva la filosofia al di sopra della religione. In particolare, contro questa impostazione si scagliò Tertulliano, che tra i padri della Chiesa fu quello, diciamo, che condannò in maniera più netta la filosofia e cercò sostanzialmente di contrapporre la religione cristiana alla filosofia pagana. Quindi diciamo che più in generale, al contrario degli apologisti greci, che appunto dovevano fare i conti con i filosofi ellenistici che consideravano rozza la religione cristiana e non la prendevano perciò neanche in considerazione, e che quindi dovevano appunto riconsiderare il cristianesimo come il culmine della filosofia greca, invece i padri latini, e tra loro in primo luogo proprio Tertulliano, tendono al contrario a contrapporre la speculazione filosofica alla natura invece pratica e immediata della fede, dando naturalmente la preminenza a quest'ultima. Per quello che riguarda Tertulliano, Tertulliano era africano, era nato a Cartagine, in questo periodo storico, il Nord Africa era la parte, diciamo, più avanzata, più ricca, più importante anche culturalmente del mondo occidentale. Tertulliano segue la carriera di avvocato e, diciamo, con le sue capacità esercita la professione a Roma, che è la capitale, diciamo, dell'impero romano d'Occidente. Si converte al cristianesimo intorno al 195, e al centro, diciamo, della sua apologetica c'è appunto la polemica contro la filosofia. Infatti, secondo appunto l'impostazione di Tertulliano, che diciamo si contrappone radicalmente a quella degli gnostici, le verità cristiane si fondano sulla tradizione della Chiesa, mentre invece la libera interpretazione filosofica non può che portare alla eresia, perché appunto, secondo questa impostazione, che poi diventerà dominante, non è possibile, non è accettabile la libera interpretazione, della parola di Dio, della Bibbia, e quindi anche della religione cristiana. L'unica interpretazione, diciamo, possibile, quella che dà la Chiesa con la sua struttura gerarchica, e chiunque, diciamo, prova a elaborare una interpretazione diversa, cioè qualsiasi intellettuale che voglia riflettere liberamente sul cristianesimo, viene invece condannato appunto come eretico. Sostanzialmente viene condannato come eretica, come eresia, la libertà di pensiero e di interpretazione. Diciamo che paradossalmente anche Tertulliano finirà pure lui per estremizzare troppo questo aspetto, diciamo, antiintellettuale, e così finirà, diciamo, paradossalmente per essere condannato anche lui come eretico. E appunto, come dicevamo, per Tertulliano ricercare filosoficamente, una volta che si è giunti alla fede e quindi alla verità, significa necessariamente cadere nell'eresia. E questi, diciamo, sono un po' i due estremi nel rapporto tra la filosofia e il cristianesimo. Vediamo poi come si sviluppa la patristica nei secoli successivi, in particolare nel terzo e nel quarto secolo. Diciamo che una volta vinta la polemica, la dura battaglia contro i pagani, che a lungo avevano cercato di impedire l'affermazione del cristianesimo come religione di Stato nell'impero, i padri della Chiesa possono dedicarsi
a costituire la dottrina cristiana in un organismo unico e coerente con se stesso, perché come sappiamo Gesù non aveva fondato assolutamente il cristianesimo, il cristianesimo era stato cominciato a elaborare essenzialmente da Paolo di Tarso, che non era neanche, diciamo, un discepolo diretto di Gesù, e poi appunto le comunità cristiane si erano sviluppate all'inizio in maniera sostanzialmente autonoma, auto-organizzata, seguendo anche impostazioni pure molto differenti, mentre ora appunto c'era l'esigenza di creare una chiesa unitaria e quindi di dare appunto alla dottrina cristiana, di fare della dottrina cristiana un organismo appunto unico e coerente, dandogli però una base di tipo logico. E qui ritorna, diciamo, l'importanza della filosofia, per cui la posizione di Tertulliano, così radicalmente antifilosofica, finisce anch'essa per essere considerata eretica. Infatti, il cristianesimo viene presentato appunto dai padri del III e del IV secolo come l'autentica filosofia che assorbe e porta alla verità tutto il sapere antico, da cui trae anche gli elementi della sua giustificazione di fronte appunto agli intellettuali e ai filosofi che ancora, diciamo, criticavano e si battevano contro il cristianesimo. Diciamo così che tra il 200 e il 450 i fondamenti del cristianesimo ottengono una stabile definizione che rimane più o meno fino ai giorni nostri. Anche perché l'atteso ritorno del Cristo, c'era questa idea appunto all'inizio che il Cristo, secondo la profezia, sarebbe ritornato, risuscitato presto, e che quindi avrebbe reso superflua una stabile definizione della religione cristiana. In realtà questo atteso ritorno del cristianesimo tardava a venire, e quindi era stato vanamente atteso, e a quel punto diviene necessario, appunto, per sviluppare in assenza del ritorno del Cristo una nuova religione, dargli appunto un fondamento stabile. Da questo punto di vista dobbiamo ricordare la figura di Clemente Alessandrino, che si forma a partire dal 180, si sviluppa la scuola catechetica di Alessandria, che rimaneva, diciamo, il principale centro, diciamo, scientifico, in quest'epoca, che diviene appunto un'accademia in cui la filosofia, in particolare la filosofia greca, è utilizzata come base per la fondazione della dottrina cristiana. E quindi c'è un recupero e un tentativo di rifondare, diciamo, filosoficamente il cristianesimo. Da questo punto di vista è importante la figura di Flavio Clemente, che non a caso è un ateniese, e che diviene capo di questa scuola. Abbiamo visto che in un primo momento Atene, che era la roccaforte della filosofia, aveva riso del cristianesimo. E invece adesso vediamo come alcuni intellettuali ateniesi cercano invece di dare un fondamento filosofico al cristianesimo. Infatti, secondo Flavio Clemente, in tutti gli uomini è presente una scintilla del Logos, di questo Logos divino, che ha fatto raggiungere a ognuno, a ogni uomo, una parte della verità, anche se la verità completa si ha soltanto attraverso la rivelazione del Cristo. Quindi c'è sempre questo elemento che entra in contrasto con la ricerca filosofica, con la necessità di uno sviluppo ulteriore della filosofia. Per cui la filosofia, diciamo, è stata importante prima, ma con la rivelazione, insomma, ormai la verità è rivelata, e quindi diciamo che non si consente sostanzialmente un ulteriore sviluppo della filosofia. Clemente è importante perché è il primo a definire il Dio cristiano infinito. Perché
Perché, come sappiamo, nel mondo antico si tendeva a considerare perfetto il finito e quindi diciamo che l'attributo della divinità era piuttosto quello della finitezza, piuttosto che quello dell'infinitezza. Mentre appunto è proprio Clemente il primo a introdurre, diciamo, questa concezione che poi diventerà dominante. Dobbiamo poi parlare di forse il più significativo filosofo cristiano di questo periodo, di questa prima fase di sviluppo, che è Origene, e che è stato infatti l'autore del primo sistema di filosofia cristiana, è stato il primo a cercare di costruire un vero e proprio sistema filosofico fondato sul cristianesimo. Origene era nato ad Alessandria di Egitto nel 185 e ne guida poi questa scuola molto importante, anche se poi dovrà lasciarla per le persecuzioni di Caracalla e fonderà però una nuova scuola a Cesarea in Palestina. I suoi moltissimi scritti sono purtroppo andati perduti perché anche Origene è stato scomunicato dalla Chiesa e la filosofia era nel frattempo, come sappiamo, stata condannata dall'imperatore Giustiniano, che l'aveva messa al bando, e quindi sostanzialmente i suoi moltissimi scritti sono andati purtroppo perduti. Vediamo però come comunque Origene ha influenzato profondamente tutta la prima fase della filosofia cristiana, in particolare cercando di trovare di fondere il platonismo con il cristianesimo. Secondo la concezione di Origene, i discepoli ci hanno tramandato le dottrine fondamentali del cristianesimo, ma si tratta ora, appunto, questo è il compito che si pone appunto Origene, di dedurre con la scienza, a partire da esse, le dottrine particolari, seguendo appunto il metodo deduttivo che si era affermato. Abbiamo visto nella matematica, negli elementi, e che poi era, diciamo, si era affermato anche nella scuola aristotelica. Diciamo che Origene introduce un altro aspetto molto importante, che è l'interpretazione allegorica delle scritture, cioè della Bibbia, per eliminare l'antropomorfismo, che era ancora presente nel Vecchio Testamento, invece, diciamo, sviluppare una concezione di Dio puramente spirituale e trascendente, l'universo, diciamo, materiale. Quindi diciamo che la divinità viene reinterpretata e finisce per corrispondere con il sommo bene, con il buono, in senso platonico, che è appunto l'idea delle idee, che è superiore appunto persino alle idee. In particolare, riprendendo il Fedro di Platone, Origene interpreta la creazione del mondo come la caduta delle sostanze intellettuali che appunto precipitano nei corpi e in essi sono condannate a reincarnarsi sino alla compiuta liberazione mediante un processo di progressiva espiazione. Il cristianesimo deve perciò rieducare l'uomo alla vita spirituale. La ragione, ovvero il logos, sosterranno gli uomini lungo la strada che li riporterà appunto al mondo intellegibile, da cui provenivano e da cui però sono, diciamo, stati scacciati, un po' come nel mito del paradiso originale, che però viene appunto reinterpretato in chiave allegorico-filosofica e platonica. E quindi, secondo appunto
secondo appunto Origene, alla fine tutti gli uomini saranno tornati in Dio e Dio sarà così tutto in tutti. E anche per queste concezioni Origene appunto finirà per essere anche lui scomunicato, come abbiamo visto i principali esponenti, diciamo, di questa contesa rispetto al rapporto tra il cristianesimo e la filosofia. Infatti, diciamo, il pensiero di Origene fu scomunicato anche perché fu assimilato alla concezione di Ario, che era un altro, diciamo, di questi primi intellettuali cristiani, da cui deriverà l'arianesimo. Ario, che non considerava il Logos, che era poi stato reinterpretato nel quarto Vangelo come il Cristo, della stessa natura del Padre, ma come, diciamo, creato dal Padre stesso. Questa tesi, su questo ci furono grandi scontri all'interno del cristianesimo, e questa tesi alla fine però fu condannata nel concilio di Nicea del 352, e quindi le tesi che da allora si sono affermate, sono divenute quelle, diciamo, ortodosse, sono state difese dal punto di vista filosofico, in particolare da Gregorio di Nissa, vissuto tra il 335 e il 394, che è stato il primo a cercare di spiegare in maniera concettuale questo, il dogma trinitario, che è appunto uno dei misteri fondamentali della fede cristiana e che era stato appunto stabilito nel concilio appunto di Nicea. Mentre invece scarso è stato, come in parte abbiamo già visto, il contributo della patristica latina alla fondazione filosofica del cristianesimo. Questo punto di vista è stata invece, come abbiamo detto, determinante la patristica greca, anche perché appunto è più diretto contatto con la filosofia stessa. Bene, a questo punto facciamo un attimo un excursus storico per introdurre poi la parte successiva del rapporto tra la filosofia e il cristianesimo, che vedremo poi nell'ultimo incontro, parlando soprattutto di Agostino di Ippona. Ma appunto introduciamo con una appunto introduzione storica per comprendere meglio questo sviluppo del pensiero filosofico in rapporto al cristianesimo. E quindi appunto dobbiamo tenere presente che siamo nell'epoca appunto della caduta dell'Impero Romano. Infatti, dopo 5 secoli di vita, la caduta dell'Impero Romano fu causata dall'avanzata degli Unni, delle popolazioni che venivano dall'Asia centrale, di stirpe mongola, che sospinse le popolazioni germaniche che si erano, diciamo, che vivevano ai confini dell'Impero Romano, le spinsero verso occidente e quindi le costrinsero sostanzialmente a invadere l'Impero Romano. E in questo modo, appunto, nel 410 Alarico, re dei Visigoti, di una di queste popolazioni germaniche, fece saccheggiare Roma per 3 giorni. Fu appunto un evento storico di grandissima rilevanza, che provocò, come vedremo meglio poi nell'ultimo incontro, sgomento e costernazione in tutto l'impero e anche tra i cristiani, perché i cristiani, il cristianesimo era diventata la religione ufficiale dell'impero romano, si era legata completamente anche a livello gerarchico all'impero. E quindi il fatto che l'impero stava crollando rischiava di portare con sé anche il cristianesimo. E vedremo come Agostino cercherà invece di risolvere questa difficoltà, distinguendo appunto tra la città terrena e la città divina, distinguendo
di cui poi è la rappresentante sulla terra è la Chiesa, e quindi mentre appunto in questi tragici eventi Agostino vedeva appunto la fine della città terrena, ma questo non comportava invece la fine della città divina, come vedremo meglio parlando di Agostino. Diciamo che in seguito i Visigoti si stanziarono nella Gallia, più o meno nell'attuale Francia, e altre popolazioni germaniche, considerate barbare dai romani, come gli Alamanni, si stabilirono nel Medio Reno, nella zona tra la Germania e la Francia. I Vandali, un'altra popolazione cosiddetta barbarica, in Spagna, e poi dalla Spagna conquisteranno l'Africa settentrionale, in questo modo prenderanno anche il controllo, diciamo, del Mediterraneo. Questo evento, diciamo, segnerà la fine, diciamo, dell'impero romano. Mentre altre popolazioni, sempre di ceppo germanico, come gli anglosassoni, prenderanno il controllo della Britannia. Infine, nel 476, Odoacre, che era il re degli Eruli, un'altra di queste popolazioni cosiddette barbariche di origine germanica, depose l'ultimo imperatore romano d'Occidente, che era un giovinetto chiamato Romolo Augustolo, e si proclama protettore dei romani, riconoscendo allo stesso tempo l'autorità dell'imperatore d'Oriente, che si chiamava Zenone, perché a differenza dell'impero romano d'Occidente, l'impero romano d'Oriente era riuscito, diciamo, a deviare le invasioni barbariche verso Occidente, quindi era riuscito, diciamo, a preservarsi intatto. E così, diciamo, con la definitiva caduta dell'Impero Romano d'Occidente nel 476, inizia una nuova epoca della storia universale, definita Alto Medioevo, che va appunto dal 476 fino più o meno alla cosiddetta ripresa dell'anno 1000. È una delle epoche più buie della storia della civiltà umana. C'è soprattutto appunto nel mondo occidentale, dove diciamo tutte le conquiste culturali e civili della civiltà verranno messe sempre più in crisi da queste invasioni cosiddette barbariche. La ripresa ci sarà soltanto dopo l'anno 1000, con una nuova epoca che si apre, definita Basso Medioevo, e che dura, diciamo, fino al 400, fino, diciamo, verso la fine del 400, mentre poi, appunto, con il 500, il Rinascimento e poi la rivoluzione scientifica si affermerà il mondo moderno. Quindi possiamo dire che 400 e 500 rappresentano dei secoli di passaggio tra il Medioevo e il mondo moderno. Torniamo poi ad analizzare meglio l'economia e la società nell'età tardoantica. Diciamo che l'unità imperiale si disintegrava a vantaggio dell'Oriente bizantino, dell'impero romano d'Oriente, che rimaneva, diciamo, saldo, mentre invece l'Occidente, dopo il crollo dell'impero romano, comincia a gravitare verso la Gallia, cui si erano, diciamo, installati i Franchi. Diciamo che la fine dell'impero corrispose, abbiamo detto, ad una fortissima regressione, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista demografico, e significò altresì la quasi completa ruralizzazione dell'economia, con una fortissima riduzione dei traffici e dei commerci, con uno spopolamento delle città. Le città divennero assolutamente insicure e non difendibili, quindi furono abbandonate, la popolazione cercava rifugio nelle campagne, e ci fu una gravissima crisi economica che durerà sostanzialmente nel mondo occidentale per tutto
tutto l'alto Medioevo, tanto che anche l'economia monetaria sparì e si ritornò al baratto, appunto una regressione, diciamo, terribile. Questa terribile regressione era naturalmente legata al modo di produzione dominante in quell'epoca, che era il modo di produzione schiavistico, che viveva appunto una fase di crisi da diverso tempo, e tuttavia appunto l'umanità non era stata ancora in grado di affermare un modo di produzione superiore che ne risolvesse appunto le contraddizioni, e questo aveva portato appunto la mancata soluzione di questa questione decisiva, ha portato questa gravissima crisi che appunto è durata diversi secoli. Questo per dire appunto che pure adesso che assistiamo a una crisi sempre più strutturale, sempre più definitiva nel modo di produzione capitalistico, anche qui se l'umanità non sarà in grado di affermare un modo di produzione superiore, più razionale come quello appunto socialista, cioè, corriamo il rischio pure noi di vivere, diciamo, secoli, diciamo, di regresso, secoli bui come appunto quelli dell'alto Medioevo. Infatti, diciamo, pure il successo delle invasioni barbariche che devastano, diciamo, l'Occidente tutti questi secoli dell'alto Medioevo erano legate al fatto che il modo di produzione dominante era così in crisi, era così ormai irrazionale e ingiusto, ed era così oppressivo verso gli stessi cittadini dell'impero, che i cittadini dell'impero erano talmente vessati dalle tasse, dalle imposizioni, eccetera, che preferivano i barbari piuttosto che appunto il mantenimento di quel modo di produzione che era diventato assolutamente irrazionale e ingiusto. Diciamo che nelle campagne, pure c'è un cambiamento economico e sociale molto importante che va sottolineato, ovvero praticamente scompare la piccola proprietà e subentra appunto la grande concentrazione fondiaria dei grandi proprietari. Che affermano, diciamo, i grandi latifondisti, che venivano definiti potentiores, e che erano quasi sempre assenteisti, erano, diciamo, così ricchi che non si dovevano occupare, diciamo, delle loro terre, e demandavano la gestione di questi enormi latifondi a dei grandi affittuari o intermediari che appunto si occupavano della produzione. E poi vi erano i coltivatori della terra, i cosiddetti coloni, che erano sempre più legati alla terra stessa, di padre in figlio, e questo è alla base del nuovo modo di produzione che si affermerà, cioè appunto è alla base della servitù della gleba che caratterizzerà il modo di produzione feudale e che comincia a sostituire sempre di più il lavoro degli schiavi, che era stato appunto il modo di produzione precedentemente dominante. Nel frattempo si accrescono sempre di più i poteri signorili, i poteri dei signori che diventano appunto i feudatari, e si configura appunto questo rapporto di fedeltà, di fidelitas in latino, che appunto prefigura e anticipa il rapporto feudale. Si ristabiliscono, diciamo, rapporti di servo padrone tra gli uomini, mentre si allentano sempre di più i legami di cittadinanza imperiale. La grande conquista dell'impero romano, che era stata la cittadinanza universale, sostanzialmente viene meno e si ritorna, diciamo, al rapporto, diciamo, primitivo servo padrone.
infatti si rafforzano sempre di più i legami clientelari, i legami locali e soprattutto i legami personali, e quindi l'uomo non dipende più dalla impersonale sovranità della legge, come era avvenuto ai tempi dell'impero romano, ma torna a essere appunto l'uomo di un altro uomo, cioè l'uomo al servizio di un altro uomo. Il rapporto servo-padrone, che era entrato in crisi con l'affermazione appunto del diritto romano, si riafferma con il crollo dell'impero romano d'Occidente. E questo pone naturalmente un regresso significativo. Vediamo poi come appunto si formano i regni cosiddetti romano-barbarici, che è un tentativo di trovare una sintesi tra le popolazioni barbariche e la, diciamo, tradizione della cultura latina e greca. Diciamo che questi regni si formano nel corso del V e del VI secolo dalla compenetrazione tra le società tribali germaniche e le istituzioni romane che erano necessarie ai barbari per l'amministrazione. I barbari erano più forti, più violenti, più forti militarmente, ma erano più arretrati da un punto di vista culturale, quindi poi per gestire, diciamo, i territori che conquistavano avevano bisogno appunto di recuperare la cultura, classica. Abbiamo così la formazione del regno dei Vandali in Africa, che era la zona abbiamo visto più ricca in questo periodo, il regno ispanico dei Visigoti, il regno dei Franchi nella Gallia, fondato dal re Clodoveo, e il regno degli Ostrogoti in Italia, che era stato fondato dal re Teodorico. Diciamo che nelle campagne si forma un'aristocrazia di grandi proprietari terrieri, che si differenzia sempre di più dalla massa che è costituita da contadini poveri e si stabilisce così poi un rapporto di signoria e servitù. Diciamo che nei regni si diffuse il cristianesimo, anche se spesso nei regni romano-barbarici nella forma più semplificata in qualche modo della concezione ariana. Soltanto diciamo nei Franchi si affermerà nella forma, diciamo, che diventerà poi ortodossa, quella cattolica sostanzialmente. Bene, vediamo poi la lotta che ci sarà per il controllo dell'Italia tra i bizantini che avevano cercato di riconquistare almeno alcune zone dell'Italia e diciamo una nuova invasione barbarica dei Longobardi. Diciamo infatti che tra il 527 e il 554 un grande imperatore romano d'Oriente, Giustiniano, era riuscito a strappare ai barbari l'Africa, che appunto aveva un'importanza centrale pure per il controllo del Mediterraneo, la Spagna e l'Italia. In questo modo sembrava poter ricostruire, diciamo, il vecchio impero romano. Nel frattempo Clodoveo si era impossessato della Borgogna e della Provenza, fondando così la dinastia Merovingia, la cui sovranità diventerà però ben presto soltanto nominale. Mentre sull'Italia, a partire dal 568, cominciarono ad affacciarsi dalla Pannonia, l'attuale Ungheria, appunto i Longobardi, una popolazione barbarica ancora più arretrata, che occuparono la pianura padana e costrinsero, diciamo, i bizantini a ritirarsi nelle zone, nelle città costiere della penisola italiana. Inizia così il nostro Medioevo, anche per l'Italia. L'Italia viene infatti suddivisa in due: da una parte c'è l'area cosiddetta Romania, che resta sotto la sovranità dell'imperatore d'Oriente, e poi c'è la Longobardia, che è dominata appunto da questa nuova popolazione barbarica. E si spezza così quella unità della penisola che era stata creata da Roma,
e l'Italia vivrà per un lunghissimo periodo appunto divisa fino addirittura al Risorgimento, cioè fino al 1860 sostanzialmente. Bene, diciamo che mentre l'Occidente viveva questa fortissima crisi, si ruralizzava, la popolazione abbandonava le città e si rifugiava nelle campagne, invece l'Oriente, dove l'impero aveva tenuto, conservò invece il suo carattere urbano, non mancavano naturalmente nelle metropoli masse di poveri e di disoccupati. Ma i livelli demografici nella zona orientale rimasero essenzialmente inalterati, mentre invece nella zona occidentale ci sarà un crollo. Il latifondo che si affermerà in Occidente e in Oriente invece era poco diffuso e dominava ancora la piccola proprietà contadina, che era poi la base sociale dell'esercito che teneva in piedi, diciamo, l'impero romano d'Oriente. Vi erano poi, sempre nella zona, diciamo, orientale, i ceti medi che alimentavano un enorme apparato burocratico al vertice del quale c'era appunto l'imperatore, che era appunto il magistrato romano e anche il rappresentante di Dio sulla terra, c'era cioè una forma di divinizzazione della figura dell'imperatore a cui anche il cristianesimo d'Oriente collaborava. E infatti era presente questa idea dell'impero cristiano destinato appunto ad attuare all'interno del mondo l'ordine divino. Nasce appunto questa idea di una rifondazione su base, diciamo, religiosa dell'impero. Diciamo che l'imperatore Giustiniano voleva instaurare nel Mediterraneo appunto un rinnovato impero romano cristiano, perciò pure aveva messo, diciamo, al bando la filosofia, ma riuscì a influenzare anche i popoli slavi che gravitavano intorno alla chiesa di Costantinopoli. E si delinearono così quelle che diventeranno le caratteristiche della Chiesa ortodossa, che aveva più o meno gli stessi dogmi della Chiesa romana, della Chiesa d'Occidente, ma rifiutava l'autorità del pontefice di Roma, del vescovo di Roma, cioè del Papa, e perché la Chiesa d'Oriente resterà soggetta, come era quella pure d'Occidente, prima del crollo dell'impero romano, resterà soggetta al potere politico dell'imperatore, ovvero diciamo al cosiddetto cesaropapismo, per cui era l'imperatore che svolgeva la funzione anche del papa, del capo della chiesa, cosa che ovviamente in Occidente non era più possibile dopo il crollo dell'impero romano. Diciamo che l'opera più importante realizzata da Giustiniano fu il Corpus Iuris Civilis. Infatti, per realizzare questo suo grande progetto di rilanciare l'impero romano sulla base del cristianesimo, Giustiniano aveva intrapreso una riforma dell'amministrazione e delle finanze, aveva posto mano soprattutto all'antica legislazione romana, cercando di metterla in ordine, perché il diritto romano era un insieme di norme si erano affermate in momenti diversi, ma non avevano sistematicità. E quindi, dopo un lungo lavoro di revisione e discernita, la commissione dei giureconsulti, presieduta da Tribonianoriuscì a stabilire il corpo definitivo di leggi appunto del diritto romano, ovvero il Corpus Iuris Civilis, che è appunto la raccolta del diritto civile, che verrà appunto stabilita nel 534 e che è ancora oggi uno dei fondamenti della scienza giuridica a livello internazionale. Anche in Cina hanno cominciato, diciamo, a studiarla proprio perché è un po' la base della scienza giuridica, non solo europea, ma anche a livello internazionale.
Diciamo che la restaurazione dell'impero, anche se su basi cristiane, da parte di Giustiniano, però ebbe breve durata, era ormai un progetto un po' fuori dalla storia, anche perché appunto nel 568 questa nuova popolazione ancora più barbara dei Longobardi aveva invaso l'Italia. E anche i persiani e gli slavi premevano sempre più da est sull'impero romano d'Oriente, che con Giustiniano era diventato l'impero bizantino. Ma a dare, diciamo, il colpo di grazia all'impero romano d'Oriente, che è diventato impero bizantino, sarà tra il 633 e il 643 l'inattesa avanzata dell'Islam, che praticamente sconvolse e distrusse gran parte dell'impero bizantino. Il Bizanzio fu ridotta soltanto al nucleo centrale anatolico, più o meno l'attuale Turchia, più pochi possessi che manteneva nell'Egeo e nell'Italia meridionale. Così nel 717 l'imperatore Leone III Isaurico riuscì a rompere l'assedio che gli arabi avevano imposto alla stessa Costantinopoli, la capitale dell'impero, e così, diciamo, a salvare quello che restava appunto dell'impero bizantino. Tuttavia, Bisanzio riuscirà, nonostante questa fase di grave crisi, in un'opera molto importante, cioè nell'opera di evangelizzare tra l'VIII e il IX secolo i popoli slavi. Vediamo poi invece, per quello che riguarda il mondo occidentale, le origini dello Stato Pontificio, dello Stato della Chiesa, d'Occidente naturalmente. Diciamo che nella Chiesa, già nei primi secoli, diviene sempre più marcata la distinzione tra il clero e il popolo, la comunità cristiana, che prima era unita, comincia, diciamo, a dividersi anche qui sostanzialmente lungo la direzione del servo padrone, dei nuovi rapporti, che in realtà sono una restaurazione dei vecchi rapporti, per cui c'è una parte sempre legata alla divisione del lavoro: i lavoratori intellettuali, cioè i membri del clero, che dominano sui lavoratori manuali, cioè sul popolo cristiano. Infatti cresce l'autorità dei vescovi, che erano gli intellettuali che gridavano la Chiesa cristiana, e in questo contesto emerge anche la tesi del primato del vescovo di Roma, cioè del Papa, che però non era riconosciuta, abbiamo visto, dalle chiese di Bisanzio, dell'Africa e dell'Asia. Appunto, vescovo di Roma, che sarà poi designato con il nome di Papa a partire dalla metà del V secolo. Diciamo che l'indebolimento degli interessi imperiali dell'impero naturalmente bizantino in Italia favorisce l'affermarsi dell'indipendenza della cosiddetta Chiesa romana, che prende poi il nome di cattolica. Tra, diciamo, le figure di spicco, tra i papi dobbiamo ricordare sicuramente la figura di Gregorio Magno. Infatti particolarmente importante è stato il pontificato di questo importante intellettuale, che era diventato papa nel 590 e che non esitò a prendere la direzione delle stesse operazioni militari, fermando i Longobardi che si avvicinavano minacciosamente a Roma. Diciamo che la Chiesa, da Costantino, che l'aveva per primo riconosciuta e poi sostenuta, in poi si era sempre più arricchita dei beni lasciati in eredità dalle persone pie, il cosiddetto patrimonium sancti petri, con la paura, diciamo, dell'inferno, con il fatto poi che i comandamenti del cristianesimo, tra l'altro ripresi dall'ebraismo, sono irrealizzabili. Molti uomini, appunto, per paura di finire all'inferno, finivano per donare le loro proprietà alla Chiesa, che
patrimonio della Chiesa era inalienabile e quindi questo patrimonio diventava sempre più importante. Diciamo che Gregorio, detto Magno, pose, diciamo, le premesse del potere civile e politico della Chiesa, solo sulla città di Roma, ma sull'intero territorio circostante, diciamo la provincia di Roma, e difese anche l'autonomia della Chiesa contro il cesaropapismo che si era affermato nella Chiesa orientale, dichiarandosi direttamente successore di Pietro, e quindi diciamo da questo punto di vista legittimo capo della Chiesa. Così tra il VII e l'VIII secolo le aspirazioni all'autonomia della Chiesa di Roma furono contrastate appunto da Bisanzio che voleva invece imporre cesaropapismo anche in Occidente come era precedentemente. Diciamo che nel 728 il Papa Gregorio II riuscì ad ottenere, grazie ad un accordo con i Longobardi, la cittadina laziale di Sutri, la cosiddetta donazione di Sutri, che fu il simbolico inizio del potere temporale dei papi, che cominciarono a diventare appunto il Papa Re, e che appunto questo potere temporale si arricchirà di fortezze e di borghi, soprattutto nel Lazio settentrionale. Così nell'VIII secolo il Papa Zaccaria, dopo aver aperto trattative con i Longobardi per cercarne di moderarne l'espansionismo e ottenere, diciamo, dei territori, decide poi di rompere questo tentativo di mediazione con i Longobardi, che era troppo difficile, e si avvicina invece a Pipino, che si era affermato come sostanzialmente nuovo re dei Franchi al posto dei Merovingi, e che nel 1756 sconfigge i Longobardi e, avendo appunto bisogno del riconoscimento del Papa per questo colpo di Stato con cui aveva preso appunto il potere al posto dei Merovingi, dona in cambio al Papa Stefano II le terre dell'Italia centrale, cioè del Lazio, dell'Umbria, della Pentapoli e dell'Esercato, che diventeranno appunto lo Stato pontificio, lo Stato della Chiesa, lo Stato del Papa Re. Diciamo che questo accordo dichiarava l'accettazione dei principi di un documento, che vedremo poi gli umanisti, in particolare Lorenzo Valla, dimostrerà che in realtà era un falso, che era appunto la presunta donazione di Costantino, dove appunto si sosteneva che questo imperatore avesse donato al Papa Silvestro tutte le terre d'Occidente, e diciamo questo falso documento sarà per secoli la base delle pretese del papato al potere temporale. Bene, andiamo verso le conclusioni parlando del monachesimo. Il termine viene dall'antico greco, dal termine greco monos, che vuol dire solo, solitario, perché appunto i primi monaci erano eremiti, vivevano appunto da soli, abbandonavano, diciamo, il mondo civile. Poi invece si è sviluppata una nuova forma, quindi diciamo che il monachesimo si presenta in due forme: individuale, quello che si afferma soprattutto in Oriente, nella prima fase, nella prima epoca, noto come anacoretismo, che si sviluppa già nel III secolo ed è fatto di preghiere, digiuni e ascetismo per raggiungere la pace nello spirito. Mentre invece in Occidente si svilupperà una forma di monachesimo collettivo, detto cenobitismo, che appunto finirà per prevalere, e che nasce per merito di Pacomio intorno al IV secolo, che prescrive una vita in comune, regole condivise,
e anticipa poi quella riforma particolarmente importante del monachesimo operata da Benedetto da Norcia, vissuto tra il 480 e il 543. E il monachesimo benedettino sarà appunto quello che si affermerà. Vediamo che Benedetto, durante l'invasione degli Ostrogoti, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, si ritirò a vita solitaria, come appunto i primi monaci, ma ben presto abbandonò la vita solitaria, raccolse dei compagni intorno a sé e così formò le prime comunità monastiche a Subiaco e a Montecassino, dettando intorno al 543 la celebre regola benedettina fondata sui principi ora et labora, prega, rifletti e lavora, legare il lavoro diciamo mentale con il lavoro manuale, quindi appunto prescriveva sia il lavoro manuale che il lavoro intellettuale come esercizio di vita, come un dovere, cui scopo naturalmente non era quello di arricchirsi, mentre invece l'ozio veniva condannato come nemico dell'anima e come causa di tentazione, quindi come peccaminoso. In seguito, intorno al monastero si raggrupparono gruppi di contadini che erano in cerca di protezione in quest'epoca in cui non c'era più un'autorità politica, e che iniziarono a dissodare le terre intorno ai monasteri benedettini. Il monastero divenne così ben presto una comunità autonoma formata da religiosi che erano gli intellettuali che avevano il luogo che avevano la direzione, e laici, che erano, diciamo, i contadini che lavoravano intorno al monastero. E questi monasteri saranno importanti perché saranno dei centri di rinascita non solo economica dopo questo periodo di gravissima crisi, ma anche per la prima volta di rinascita culturale. Infatti, i monaci più istruiti venivano dispensati dal lavoro manuale nei campi e avevano invece un compito che sarà essenziale, che era il compito di trascrivere alcuni antichi scrittori pagani, quelli che più si accordavano con il cristianesimo, sono i famosi amanuensi che sono stati decisivi perché sono riusciti a conservare quella piccola percentuale, siamo sul 7-8% del patrimonio del mondo antico che non era stato distrutto dai primi cristiani. Diciamo che ogni monastero era retto da un abate che inizialmente era scelto dai monaci in maniera sostanzialmente prima non democratica, riuniti in un capitolo, e i monasteri poi invece diciamo finì sotto il dominio del feudalesimo, per cui l'abate era invece un aristocratico. Diciamo che le cariche di abati venivano vendute al migliore offerente. Questo però diciamo in seguito, nella fase diciamo di decadenza. In questa fase invece di sviluppo i monasteri si diffusero in ogni parte perché appunto rispondevano a delle esigenze dei tempi di rigenerazione, anche se spesso anche i monasteri furono travolti dalla corruzione e gli abati appunto abbandonarono il cilicio, l'abito da monaci, e cominciarono a sottomettere le plebi agricole, e quindi diciamo si ristabilì questo rapporto di servo e signore nei confronti dei contadini. Bisogna inoltre ricordare il ruolo importante che svolsero in particolare il monachesimo irlandese e anglosassone, che, sebbene in accordo con Roma, evangelizzò tutta l'Europa centro-settentrionale, dove abitavano popolazioni di origine germanica, soprattutto diciamo, la parte contadina, che era stata generalmente trascurata dal clero secolare perché il cristianesimo si era affermato essenzialmente nelle città. Concludiamo parlando dell'avanzata dell'Islam e della sorte dell'Occidente in questa fase di grave crisi. Diciamo che nel 622
ebbe successo tra le tribù dell'Arabia la predicazione di Maometto, un eccezionale leader religioso e anche politico, che rifiutò il politeismo della tradizione e professò la fede in un unico Dio onnipotente, Allah, verso cui i fedeli dovevano abbandonarsi con fiducia, con fede e accettarne la volontà. E questo è il concetto appunto di Islam, da cui nascerà appunto la religione islamica. Maometto predicava, diciamo, degli aspetti importanti della sua predicazione erano l'assistenza ai poveri, i digiuni, i pellegrinaggi, e invocava la jihad, ovvero la guerra santa, atta ad affermare la gloria di Allah nel mondo, che avrebbe portato, a chi l'avrebbe appunto portata avanti, una ricompensa non solo eterna, cioè non solo nell'altro mondo, ma anche un successo sulla terra. In questo modo le tribù più aggressive, i nomadi che vivevano appunto nella penisola araba, abbracciarono questa religione perché gli serviva come giustificazione della violenza che li animava e che venne convogliata dall'interno, cioè da guerre fratricide che avevano lasciato queste tribù estremamente deboli e povere, verso l'esterno e in pochissimo tempo conquistarono un territorio enorme, anche perché gli imperi contro cui combattevano, sia quello bizantino sia quello persiano, erano in crisi, i loro abitanti erano talmente vessati dalle tasse e dalle ingiustizie che preferirono appunto gli arabi e molti si convertirono all'islamismo, anche perché chi si convertiva all'islamismo non poteva più essere reso schiavo, c'era questo elemento progressista che favoriva l'affermarsi dell'islamismo. Così tra il 622 e il 632 Maometto raccolse intorno a sé tutte le tribù dell'Arabia e tra il 633 e il 643 le coste del Mediterraneo caddero in mano araba. Nel 655 distrussero gli arabi l'impero persiano. E nel 798 strapparono ai Vandali l'Africa settentrionale, varcarono lo stretto che da loro prese il nome di Gibilterra nel 711 e tolsero il controllo della penisola iberica ai Visigoti nel 713. Tentarono infine l'invasione della Gallia, ma furono infine fermati perché ormai troppo lontani dalle loro basi, a Poitiers, dai Franchi, guidati da Carlo Martello nel 732. Diciamo che in Oriente invece l'espansione musulmana sarà arrestata nel 717 da Leone III Isaurico, abbiamo visto proprio sotto le mura di Costantinopoli, quando appunto Leone riuscì a rompere l'assedio arabo della capitale dell'impero bizantino. Gli arabi tuttavia proseguirono la loro avanzata verso Oriente e si stanziarono in Asia centrale fino al Caucaso e al Tibet, ma poi non proseguiranno oltre perché ormai erano troppo lontani dalle loro basi. La dinastia degli Abbasidi, che si affermò nel mondo arabo, trasferì la capitale a Baghdad. E inoltre allargò i quadri della classe dirigente, accettando la collaborazione, questo fu molto importante, dell'élite, degli intellettuali, dei popoli sottomessi, e valorizzarono anche il patrimonio delle precedenti culture, a differenza dei cristiani che invece avevano praticamente distrutto il patrimonio delle culture precedenti. E vedremo che il mondo occidentale cristiano recupererà buona parte dell'antica cultura e anche della filosofia solo grazie appunto ai musulmani. Diciamo che l'espansione musulmana ruppe
rompe gli stabili equilibri del mondo tardo antico, determinando un nuovo quadro della storia economica e culturale. Infatti si ruppe quella unità euro-afro-asiatica che si era costruita intorno al Mediterraneo e l'Europa si trovò in condizioni di incomunicabilità con il mondo orientale e da ciò ne seguì che le energie europee cominciarono a gravitare dal sud, dove erano state fino a quel momento, verso il nord del continente, verso in primo luogo l'area franca. E quindi vediamo che proprio in questo periodo storico si assiste per questo motivo al passaggio della supremazia economica dalle regioni del sud dell'Europa, quelle affacciate sul mar Mediterraneo, che avevano avuto sempre fino allora il predominio, invece verso le regioni del nord. E va bene, con questo diciamo, abbiamo concluso questa introduzione. E apriamo, diciamo, la parte più interessante di questo incontro, che è il dibattito. E quindi invito, sì, vedo che Ascanio Bernardeschi ha alzato la mano, quindi diamo subito la parola ad Ascanio. Sì, grazie per questa molto interessante lezione, e anche chiara, oltre, diciamo, che l'illustrazione dei contenuti filosofici, hai fatto anche un ottimo excursus storico sulla realtà economica, sociale e politica. Io avevo due domande. La principale è questa, cioè qual è il rapporto, cioè in che misura le vicende economiche hanno influenzato il pensiero filosofico cristiano e in che misura hanno anche determinato l'affermazione, cioè questa decadenza economica che c'è stata ha determinato l'affermazione del cristianesimo, il rapporto insomma tra le due cose. L'altra domanda è più una mia curiosità, è diciamo l'eredità dell'ognosticismo e anche generale delle altre eresie, cioè sono scomparse esclusivamente per la repressione che hanno subito, oppure diciamo hanno avuto un seguito e che tipo di seguito? Grazie. Grazie a te. Queste interessantissime questioni. Vediamo se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Sì, la città futura ha alzato la mano, non so chi ci sia. Rita, Ah, Rita, perfetto. ti volevo domandare, noi tu ci avevi fatto una, diciamo, quando per la nascita del cristianesimo vediamo che già c'erano delle idee nella filosofia, no? Che potevano ispirare appunto quello che poi sarà la predicazione di Gesù, no? Ecco, per quanto riguarda l'Islam, invece, quali sono le idee, diciamo, che c'erano prima e di cui l'Islam si fa portavoce in qualche maniera? Cioè, da che cosa viene? Cioè, perché si è sviluppato? Ecco, questa è una curiosità. Sì, grazie. Questo è un tema sicuramente molto interessante da approfondire. C'è qualcun altro che... Sì, Carla Filosa ha alzato la mano, quindi diamo subito la parola a Carla.
Carla, scusa, mi sa che c'è il microfono chiuso, quindi non ti si sente. Adesso è Sì, aperto. grazie. Va bene. No, dunque, io volevo, siccome tu hai ribadito per un paio di volte almeno il concetto di regressione, ecco, io volevo aggiungere una dimensione più dialettica dello svolgimento di quei tempi e diciamo che arrivano fino all'oggi, fino a noi, insomma. Cioè, il cristianesimo, io già un paio di volte ho cercato di dire che ha determinato una trasformazione epocale, soprattutto perché ha proclamato l'uguaglianza degli uomini. Chiaramente nell'ambito religioso è di fronte a Dio, però il concetto di eguaglianza è entrato nella storia con i tempi storici ovviamente, come crollo della forma non solo del sistema schiavistico ma anche di quello feudale e speriamo anche di quello odierno, con una progressività, perché mentre l'uomo era schiavo, schiavo era un concetto che prevedeva la proprietà privata del persona. Ora, la trasformazione di questo concetto che procede da una forma religiosa poi si realizza all'interno del processo storico come un qualcosa che sì, inizialmente è una forma limitata di libertà, per cui giustamente tu dicevi che è proprietà del padrone, no? L'attività lavorativa, ma non più la persona. E quindi la persona libera, poi non ne parliamo con la Rivoluzione francese, si afferma definitivamente. Cioè, in altre parole, il concetto di eguaglianza umana procede con una lentezza ovviamente storica, basta, non c'è altra definizione da fare, in quanto questa può essere codificata progressivamente in termini di legge. Ora, anche oggi noi vediamo non solo la presenza ancora di rapporti schiavistici, ma non più accettabili, cioè non più inseriti all'interno di un ordine economico riconosciuto, anzi che determina appunto riprovazione e chiaramente viene tollerato, però non c'è l'accettazione più della diseguaglianza, nonostante questa diseguaglianza oggi stia riconquistandosi attraverso appunto rapporti economici predatori che ovviamente pongono il problema, però ormai in termini mondiali. Quindi non più l'impero romano nel suo piccolo, peggio ancora l'origine della Palestina, ma è entrato nel mondo intero un concetto di eguaglianza formale, ovviamente, con tutti i limiti che sappiamo, che però è indicibile ormai. E quindi questa progressività è all'interno della trasformazione dei modi di produzione e quindi è l'aspetto, se vogliamo, insopprimibile che si alimenta proprio a partire da quell'origine, che è appunto un'origine religiosa, apparentemente diciamo rivolta ad altro. Solo questo. Grazie Carla, un contributo direi essenziale, hai aperto diciamo, un mondo che merita sicuramente di essere approfondito, sicuramente
hai ampliato di molto quello che avevo detto io nell'introduzione. Perfetto, c'è qualcun altro che vuole arricchire, diciamo, questo nostro incontro? Va bene, allora se per il momento non mi pare che nessuno voglia intervenire o rintervenire, allora provo a interloquire un attimo con questi importanti feedback che mi avete dato e di cui vi ringrazio molto. Parto dalle importanti questioni che naturalmente poi quando qualcuno vuole intervenire o reintervenire mi interrompa tranquillamente perché ho già parlato troppo e quindi più parlate voi e meno parlo io e meglio è per tutti. Comunque, vabbè, intanto che prende la parola qualcun altro io provo a interloquire. Allora, la prima importante questione che poneva Scanio è appunto una questione decisiva, cioè il rapporto tra le vicende economiche e sociali e diciamo le sovrastrutture, il rapporto tra le strutture e le sovrastrutture e la nascita del pensiero cristiano e come appunto si leghi questa decadenza dal punto di vista economico con l'affermazione, diciamo, a livello sovrastrutturale del cristianesimo. Questo sicuramente è un aspetto molto, molto, molto importante e significativo. E diciamo che già Hegel aveva colto questo aspetto, vedendo appunto nel cristianesimo un tentativo di trovare, diciamo, una via di salvezza al di fuori di questo mondo, perché questo mondo che non riusciva a superare la contraddizione di fondo della società schiavistica, sviluppando, diciamo, un modo di produzione superiore, era un mondo che stava precipitando sempre di più nella barbarie, e quindi appunto c'è questo tentativo, diciamo, di salvarsi individualmente, ricercando appunto la salvezza in un altro mondo o nel mondo interiore o all'interno, diciamo, con il venir meno dell'impero, di un'altra forma comunitaria che era quella della Chiesa. Abbiamo visto poi l'importanza, per esempio, del movimento monastico, eccetera, eccetera. Tanto che appunto Hegel caratterizza questa esperienza storica del cristianesimo con la nota figura che sviluppa nella fenomenologia dello spirito della coscienza infelice, cioè la coscienza, ci saluta Anello, ok, grazie, ciao. Dicevo sì che Hegel la interpreta come una forma di coscienza infelice proprio perché appunto il cristiano proietta, quindi una forma di alienazione, proietta nella divinità tutti quei lati positivi che aveva scoperto prima appunto attraverso lo stoicismo, lo scetticismo, quindi diciamo l'importanza dell'individuo, l'importanza della soggettività, riesce, diciamo, ad affermarsi su tutto ciò che è oggettivo, abbiamo visto con lo scetticismo, e tuttavia diciamo che il cristianesimo, anche perché il mondo oggettivo sta crollando per la crisi appunto economica e sociale che non si riesce a superare in senso progressivo, quindi
quindi c'è un comune, diciamo, come dice Marx, sprofondare delle classi in lotta. Questa cosa viene proiettata, e qui c'è appunto l'aspetto dell'alienazione, nella divinità, insomma, dove però appunto l'uomo ritrova quella unità tra l'individuo e l'universale che nel mondo concreto sta venendo meno, perché appunto il mondo occidentale sta andando, diciamo, a carte 48, per così dire. Per cui addirittura dicevamo che le popolazioni dell'impero romano erano talmente tanto sfruttate, vessate dall'impero romano, che preferiscono i barbari sostanzialmente. Perciò appunto i barbari, che erano pochissimi, molto più arretrati, riescono in un attimo a prendere il controllo sostanzialmente di tutto l'impero. Passando, sì, poi naturalmente su questa questione così importante ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma adesso non è bene che mi dilunghi troppo, magari però interverrà qualcun altro e aggiungerà altri aspetti. Invece mi soffermo un attimo sull'altra questione importante che poneva Ascanio, ovvero se lo gnosticismo e le altre eresie scompaiono a seguito della repressione o meno. Questo è un tema sicuramente molto interessante e importante. Diciamo che fisicamente, praticamente tutti i tentativi di sviluppare una libera interpretazione indipendente dalle gerarchie ecclesiastiche del cristianesimo sono state praticamente tutte eliminate dalla repressione materiale fino, diciamo, all'affermazione della riforma luterana, e l'unica, diciamo, dei movimenti eretici che è sopravvissuto sono i Valdesi sostanzialmente, che poi sono confluiti, diciamo, con il calvinismo dopo la riforma, mentre gli altri, diciamo, fisicamente sono stati eliminati. Abbiamo visto che anche le opere di Origene sono state completamente distrutte, ma nonostante questo, Origene è il fondatore della filosofia cristiana. Abbiamo visto appunto Carla giustamente, che ricorda l'importanza che ha avuto questa rivoluzione nelle sovrastrutture del cristianesimo, e quindi diciamo che Origene, benché è stato appunto condannato come eretico, le sue opere sono state distrutte, comunque la sua influenza è stata determinante, perché appunto, come dirà poi Gian Battista Vico, il cristianesimo è la prima religione filosofica, perché tutte le religioni precedenti erano religioni che si sono sviluppate prima della nascita della filosofia, e quindi non avevano elementi naturalmente di filosofia, mentre appunto grazie a Origene e poi ad Agostino, diciamo, invece il cristianesimo è la prima religione che ha un fondamento filosofico, dove c'è un tentativo di sintesi dell'elemento filosofico e religioso. E poi per quello che riguarda poi le altre eresie, che hanno sempre un forte poi contenuto anche sociale e di classe, perché poi i grandi movimenti ereticali sono sempre legati alla lotta di classe, e sono sempre delle classi subalterne che vogliono, di fronte al fatto che il cristianesimo prima era diventato, con l'impero romano, era diventato l'ideologia dell'impero che opprimeva la popolazione, quindi era l'ideologia dominante, era un'ideologia oppressiva. Poi lo stesso era successo con il feudalesimo, invece le eresie erano appunto il tentativo delle classi subalterne di rivendicare, diciamo, il cristianesimo delle origini, che invece aveva un contenuto rivoluzionario in quanto era appunto la religione dei subalterni, e non la religione dei signori, come invece
avviene nel feudalesimo. E qui c'è appunto, ci sono gli studi molto importanti di Ernst Bloch che mostrano poi come queste idee abbiano eretiche, il cristianesimo abbiano poi influenzato anche lo sviluppo del socialismo e del comunismo a partire appunto dai tentativi di costruire società comunistiche durante le lotte di religione seguite, diciamo, alla riforma protestante, e poi come diciamo questo spirito rivoluzionario dell'eresia sia poi confluito attraverso il socialismo utopistico con il socialismo scientifico. E qui appunto rinvio a quell'opera chiave da questo punto di vista di Ernst Bloch che è Ateismo nel cristianesimo. Andando poi invece alle questioni molto interessanti e significative che poneva Rita, per quello che riguarda la religione islamica, diciamo che il background culturale su cui si sviluppa questa religione, e questo spiega anche il grande successo che ha oggi, come sapete, è la religione più diffusa al mondo, diciamo, è perché è l'ultima grande religione e ha come base, prende come base l'ebraismo e il cristianesimo sostanzialmente. E quindi è sostanzialmente perché Maometto conosce e riconosce, diciamo, l'importanza che hanno avuto storicamente l'ebraismo e il cristianesimo, quindi li vede, diciamo, come le basi di questa nuova concezione che sviluppa. Infatti vedremo che gli arabi, i musulmani, erano molto più tolleranti dei cristiani, perché appunto per i musulmani i cristiani e anche gli ebrei erano comunque, diciamo, parte della vera religione monoteistica, anche se non avevano poi sviluppato l'ultima parte, che era quella che appunto era propria della religione islamica. E quindi tolleravano nei loro possedimenti, cioè non costringevano nessuno a convertirsi con la violenza se era ebreo o cristiano, mentre invece i cristiani no, proprio perché il cristianesimo vedeva appunto nell'Islam qualche cosa di infedele, cioè di contrario alla religione. E questo è un aspetto, diciamo, importante e significativo. E poi diciamo che anche quegli aspetti rivoluzionari, sociali che erano presenti nel cristianesimo, che Carla giustamente sottolineava, e che però nel cristianesimo rimanevano solo a livello teorico, perché poi il cristianesimo si lega strettamente prima all'impero romano, che si fondava sullo schiavismo, quindi questi aspetti rivoluzionari egualitari vengono meno, e poi si lega al feudalesimo, quindi pure lì fondato sul rapporto servo-padrone, quindi pure lì quegli aspetti vengono meno, mentre vivono nelle eresie, quegli aspetti importanti rivoluzionari di cui parlava Carla. Questo si lega al discorso, alla questione che poneva Scanio. E dicevo che invece l'islamismo da questo punto di vista era più avanzato del cristianesimo, perché appunto c'è l'idea, che non c'è nel cristianesimo, che la schiavitù non ci può essere tra musulmani, cioè che i musulmani non possono avere come schiavi altri musulmani, cosa che non esiste nel cristianesimo. Sappiamo che già Paolo di Tarso dice agli schiavi cristiani che fuggivano che dovevano tornare sotto il padrone e dovevano obbedire al padrone, perché appunto la liberazione era solo nell'altro mondo, che poi naturalmente non esiste, cioè quindi non era una liberazione reale, era solo una liberazione ideale. Mentre invece nell'Islam, e per questo diciamo l'Islam conosce questa fantastica affermazione persino in India, perché tutte le caste inferiori, pure in India, si sono tutte convertite all'islamismo proprio perché l'induismo le schiavizzava,
Invece l'Islam le liberava, insomma. E questo spiega perché oggi pure l'Islam si è sviluppato più del cristianesimo. Ok, poi andiamo a interloquire con gli spunti importantissimi che ha introdotto Carla. Giustamente ha detto che a fianco di questa regressione dal punto di vista della struttura economica e sociale, che per il mondo occidentale nell'alto medioevo è naturalmente indiscutibile, dice giustamente Carla, bisogna avere una dimensione più dialettica e tenere presente come, appunto, come già accoglieva Ascanio, che a fronte, diciamo, di questa crisi economica e sociale c'è questa rivoluzione invece molto importante dal punto di vista delle sovrastrutture, c'è una rivoluzione dell'ebraismo e anche, diciamo, delle concezioni greche, si supera quella dimensione razzista che avevano le religioni precedenti e si afferma appunto per la prima volta l'idea appunto che tutti gli uomini sono figli di Dio, non solo quelli del popolo ebraico, o non solo, diciamo, i greci rispetto ai barbari, eccetera, ma appunto c'è questo discorso, molto importante universalista, che è l'elemento poi più rivoluzionario della predicazione, del Cristo, e che appunto è uno sviluppo, come abbiamo visto, dello stoicismo, che è il primo che afferma questa idea, insomma, questa critica radicale, come poi mostra Hegel nella fenomenologia dello spirito, che appunto lega lo stoicismo, lo scetticismo e poi il cristianesimo, dove si afferma per la prima volta appunto questa idea dell'uguaglianza, che il cristianesimo poi contribuisce a diffondere, però sempre con questo limite che è una uguaglianza che vive, diciamo, idealmente, vive sul piano interiore, ma poi non si realizza nel mondo esteriore, appunto, come già diceva Carla, ci vorrà poi la rivoluzione francese, eccetera, che si svilupperà in un'ottica anticristiana per realizzare realmente, questa promessa di uguaglianza, che comunque sul piano teorico giustamente è molto importante, e poi appunto bisogna sempre ricordare che il cristianesimo c'è anche quest'altro aspetto rivoluzionario, che è la rivoluzione dei subalterni, cioè è la religione dei subalterni per la prima volta nella storia, insomma, le altre religioni erano sempre religioni per la classe dominante, per rafforzare la classe dominante, mentre diciamo. E infatti poi tutte le eresie prenderanno spunto da questo. Quindi diciamo che sì, importantissimo l'idea che tutti gli uomini sono figli di Dio, tutti gli uomini quindi l'idea appunto dell'uguaglianza. Il problema però appunto è che, come appunto osserva già Hegel, è appunto questo discorso vale soltanto a livello interiore, vale soltanto nell'altro mondo, che poi in realtà è appunto il mondo interiore, ma non comporta poi una reale liberazione, tanto che i cristiani con il colonialismo sono quelli che hanno fatto più crimini, genocidi, schiavitù hanno imposto agli altri popoli, nessun altro continente, nessun'altra religione è stata così barbara da questo punto come i cristiani, per cui anche qui c'è un forte contrasto tra gli elementi rivoluzionari del messaggio evangelico, come già fa notare Hegel, e poi la pratica del cristianesimo. Naturalmente del cristianesimo ufficiale, perché poi, come dice Bloch, invece c'erano le correnti eretiche che avevano elementi rivoluzionari. Sì, vedo Carla che giustamente rialza la mano, allora un secondo e finisco, gli do subito la parola. Però sì, è giusto sottolineare la carica rivoluzionaria a livello teorico di questa idea,
tanto che viene per esempio riconosciuta appieno da Nietzsche, che perciò odia Cristo, odia il cristianesimo, proprio perché ci coglie questo elemento essenziale della rivolta degli schiavi, insomma. Infatti mette Cristo tra i quattro grandi, diciamo, padri della rivoluzione, stando, diciamo, addirittura alla base poi della rivoluzione socialista, appunto. Va bene, sì, diamo subito la parola a Carla. Guarda, io volevo però limitare quello che tu dici, che è semplicemente un aspetto teorico, perché invece è proprio nella realtà pratica sociale che si afferma, e si afferma con una progressività che, pur essendo lentissima, è reale e spezza i modi di produzione. Cioè, se tu non vedi che oggi c'è scritta nella nostra Costituzione, per esempio, no? Nell'articolo 3, non ne parliamo degli altri, c'è scritto all'interno delle dichiarazioni dell'ONU, c'è scritto praticamente nella dichiarazione americana, cioè ovunque è diventato una forma giuridica che chiaramente deve essere contrastata dalla realtà dei modi di produzione, perché anche Marx, quando fa vedere la differenza sostanziale tra chi compra e chi vende la forza lavoro, gli dice che è costretto a far vedere che i due rapporti sono di eguaglianza. Quindi questa eguaglianza formale che nasconde quella sostanziale è imprescindibile e quindi deve essere realizzata all'interno chiaramente della menzogna o della possibilità di realizzare lo sfruttamento economico. Però l'idea di eguaglianza è insopprimibile e se oggi c'è una denuncia continua rispetto alle diseguaglianze che sono accresciute proprio generate dalla persistenza di questo sistema, è chiaro che questo è un elemento che blocca il meccanismo, diciamo, di questo sistema di capitale all'interno di una non solo sofferenza sociale, ma anche possibilità di superamento di questo sistema proprio in quanto si vede la diseguaglianza tra chi riesce ad arricchirsi e a gestire le vite delle persone a livello mondiale, invece è costretto a subire una, diciamo, espropriazione completa dalla possibilità addirittura di vivere. Quello che Hegel dice, il diritto del bisogno estremo, cioè il diritto alla vita che è insopprimibile, questo sistema oggi lo sta realizzando e quindi la dimensione sociale che si costruisce, ripeto, con dei tempi che non sono a nostra disposizione, chiaramente sono i tempi della storia, però questa problematica ormai non può più essere eliminata ed è su questo che si attua la possibilità, se ci sarà chiaramente, rivoluzionaria o comunque di accompagnamento del superamento del sistema. Ok, naturalmente non possiamo che ringraziare Carla per questi spunti molto interessanti, questi approfondimenti, anche perché ci permette appunto di dialogare e quindi di sviluppare come intellettuale collettivo, insomma, questi aspetti, anche di coglierne, diciamo, l'attualità di temi che possono apparire, diciamo, completamente fuori, diciamo, dal nostro mondo. Sì, sicuramente tutto quello che dice Carla è sicuramente molto giusto,
anche se appunto per proseguire il dialogo bisognerebbe dire che in realtà come appunto mostrano molti importanti marxisti, da ultimo lo Surdo, la Costituzione, l'ONU, eccetera, che citava appunto Carla, sì, diciamo molto lontanamente sono legati all'idea del cristianesimo, ma sono in realtà influenzati soprattutto dal marxismo, che poi, come dice Bloch, gli aspetti eretici del cristianesimo hanno anticipato alcuni aspetti del socialismo utopista che poi ha influenzato il socialismo scientifico. Questo sicuramente è giusto, però appunto lì è centrale, come mostra bene lo Surdo, ma come capiscono bene anche i liberali, come fa Hayek, che se la prende appunto con l'ONU, con la Costituzione, eccetera, perché dice che sono il frutto della rivoluzione sovietica, cioè della realizzazione di quella idea rivoluzionaria che si afferma con Marx ed Engels, che sono i diritti economici e sociali che non esistono prima di Marx e di Engels e che sono invece l'elemento determinante, diciamo, dei movimenti rivoluzionari moderni e che hanno portato, diciamo, a questi grandissimi successi di cui parlava Carla. Che poi abbia ragione Carla, e quindi perché anche appunto Nietzsche riconosce che all'origine, diciamo, di questo spirito rivoluzionario ci sta Cristo, il santo anarchico, lo chiama, dice anzi l'hanno ammazzato troppo tardi perché ha fatto tanti guai, perché ha fomentato la rivolta degli schiavi, e quindi lo vede addirittura come in continuità con Socrate e Platone, che hanno, diciamo, sono i primi, diciamo, a fomentare diciamo, la rivolta degli schiavi con queste idee appunto dell'uguaglianza. Il problema appunto è che questa uguaglianza poi non esiste nella tradizione liberale, ma appunto emerge con la tradizione democratica di Rousseau, ma poi soprattutto come uguaglianza non solo politica, ma anche reale, quindi economica e sociale, quindi non solo formale, soltanto con il marxismo. Mentre invece, come dice Hegel, con il cristianesimo questa concezione resta valida soltanto sul piano ideale, un po' come per lo stoicismo. Tanto che Hegel dice che poi è la rivoluzione francese che realizza praticamente, diciamo, questo ideale che rimane astratto con il cristianesimo. Hegel su questo è molto netto, perché dice che dice che gli schiavi vanno liberati, non è che si possono considerare liberi ma rimanere in catene, insomma, cioè, qui è l'elemento materiale, cioè non basta l'aspetto ideale. E su questo, diciamo, Hegel è proprio nettissimo nella critica allo schiavismo che i cristiani del tempo, insomma, giustificavano e portavano avanti a partire appunto dai liberali. E poi diciamo che anche nelle forme in parte più radicali, per esempio del calvinismo che si afferma negli Stati Uniti, in cui c'è questa idea di eguaglianza, tant'è che si dice appunto che la democrazia moderna rinasce un po' negli Stati Uniti, e però appunto come moltissimi intellettuali hanno, diciamo, mostrato, in realtà anche lì l'idea dell'eguaglianza che si afferma anche praticamente all'interno della comunità dei padri pellegrini, eccetera, eccetera, significa però è una forma di democrazia per il popolo dei signori, cioè che vale soltanto per appunto la comunità di eletti di Dio, ma non vale per esempio per gli amerindi, e anzi per gli amerindi c'è un genocidio, uno dei genocidi più spaventosi della storia, per cui rimane sempre questo problema, questo contrasto. Per
Per cui sì, si afferma la democrazia, però sulla base dello schiavismo, perché appunto, come sappiamo, la Costituzione è fondata appunto su questi principi cristiano-democratici del calvinismo, però poi non vieta lo schiavismo, ma lo regola addirittura, insomma, no? E quindi tant'è che proprio negli Stati Uniti lo schiavismo dura fino a formalmente fino alla guerra di secessione, ma realmente, insomma, c'è una società profondamente razzista, nonostante sia una società profondamente cristiana anche oggi, per cui sì, appunto, diciamo che la questione è molto complessa, andrebbe sicuramente approfondita meglio. Non so se c'è qualcun altro che... Carla Filosa vedo che ha abbandonato, non so se c'è qualcun altro che però è un po' tardi, però abbiamo ancora tempo, una decina di minuti, se c'è qualcun altro che vuole intervenire o rintervenire. Credo che sia entrata anche Gabriella, che saluto. Ciao, scusate tantissimo, non ho potuto proprio prima. Eh sì, immagino. Vabbè, comunque bene che sei arrivata comunque. Va bene, intanto che aspettiamo un altro attimo, che se qualcuno vuole proseguire, diciamo, il confronto, il dibattito, sicuramente molto, molto interessante e stimolante, molto di più dell'introduzione, che era sicuramente molto più noiosa. Intanto voglio dire appunto che la prossima settimana, sempre mercoledì alle 18, riprenderemo gli incontri anche dal vivo, naturalmente per chi sta a Roma, a Via Goito. Oggi purtroppo non è stato possibile per motivi tecnici, ma la prossima settimana sicuramente, salvo appunto imprevisti all'ultimo momento, faremo appunto l'ultimo incontro di questo corso, poi inizieranno gli altri corsi che saranno sicuramente ancora più interessanti, quindi finisce la prossima volta solo questo corso e parleremo in particolare dello sviluppo della filosofia cristiana con un più grande interprete forse della filosofia cristiana che è Agostino d'Ippona. Naturalmente poi vedremo anche un po' come si colloca nella situazione storica, economica, sociale, eccetera. Proprio il taglio marxista che vogliamo cercare di dare a questa controstoria della filosofia. Per il resto ringrazio ancora una volta Rita, che è sempre stata decisiva dal punto di vista materiale e organizzativo, che ha reso possibile anche questo incontro su WhatsApp. Naturalmente ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, sono intervenuti e niente, quindi se non c'è, se Carla mi sembra che abbia dovuto lasciare, non mi pare che nessuno voglia intervenire, non so se Rita. No, non ci sono altri interventi in questo momento. Va bene, allora diciamo che essendo le 8 e 8 più o meno ci possiamo salutare e darci appunto l'appuntamento per chi riesce la prossima settimana. Grazie a tutti e Ok, al prossimo. alla Grazie prossima. Renato. Grazie Renato, ciao a tutti. Ciao, Ciao, grazie, ciao, 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 ciao. bravo.